Chissà che Juventus-Brescia non si è ricordata come la partita della svolta. Dopo due pesanti sconfitte, i bianconeri rischiano, soffrono, ma alla fine vincono e il successo vale doppio, considerando il vantaggio ottenuto sul Parma. Lippi, come preventivato, cambia. Fuori Fusi e Torricelli, dentro Jarni e Carrera. La gara è subito in salita. Dopo 10 minuti, Racalbuto assegna un rigore più che disputibile al Brescia, considerando falloso l'intervento di Carrera su Sabau. Corini, ex bianconero, realizza. Per la Juventus è un momento difficile. Generosamente in avanti reclama la massima punizione per un fallo su Kohler e ottiene il pari con una perfetta esecuzione di Del Piero al 35esimo. Non è una gran partita. Il Brescia si difende e gli uomini di Lippi faticano nella manovra. Non mancano però le occasioni. Vani i tentativi di Vialli e Ravanelli. La formazione di Lucescu cerca come può di resistere salvando il prezioso risultato. Arrivano buone notizie da Cremona. La Juventus tenta con tutte le forze di arrivare al successo. Si susseguono gli assalti, ma senza fortuna e tanta confusione. Bisognerà attendere il termine della partita. L'intervento di Adani su Ravanelli viene punito con il rigore dal direttore di gara. È Vialli ad assumersi la responsabilità. È lui l'anima di questa Juventus. Trasforma e regala speranze alle ambizioni bianconere. Vi dirò che tirare un calcio di rigore a un minuto dalla fine è una cosa fantastica, nel senso che sai cosa significa la parola adrenalina in quel momento, veramente, perché l'adrenalina sale a non so a che livelli nel tuo corpo, nella tua testa, e chiaro che si può anche sbagliare, però il gusto di provarci è una libidine.